con coach Ernesto Francani. Ernesto, una vittoria che volevamo, una vittoria che era necessaria, che serviva, e alla fine è arrivata una vittoria molto più che convincente. Adriano, scusa se quasi non rispondo alla tua domanda, però devo assolutamente fare un elogio immenso a questi ragazzi. Oggi la partita hanno vinta loro, veramente loro 10, loro quelli che hanno messo in campo, ma anche la panchina, lo staff. No, non abbiamo potuto preparare una partita, abbiamo fatto allenamenti con Cannavina, assistente, che poverino non si può muovere per gli allenamenti che ho dovuto fare in 10, in 9, quindi non mi sento un bricio di questa vittoria, devo semplicemente ringraziare, dobbiamo assolutamente ringraziare questi ragazzi che sono formidabili, che si allenano in 8, in 9, eppure ci mettono un'intensità, una voglia incredibile. È normale che così facendo delle volte ti riesce e delle volte no. Però mi sento di dire solo grazie a questi ragazzi, si meritavano una vittoria del genere, giocandola semplicemente con la voglia di essere gruppo e di consumarsi in campo, semplicemente quello. Di tattico, diciamo così, c'è stato veramente poco, se non nulla, quindi devo solo dire bravi a questi ragazzi spettacolari veramente. Per riprendere proprio quello che dicevi tu, quando in una gara così importante vedi sei giocatori che vanno in doppia cifra e gli altri due in campo, comunque anche se non segnano danno un grandissimo apporto, significa che la squadra ha risposto. La squadra aveva voglia di vincere questa partita, ma non solo questa, le ha giocate tutte, veramente io a questi ragazzi mi sento di imputargli una sconfitta, forse, non so, forse proprio quella di Isernia. A livello di approccio alla partita, questi ci mettono l'anima. Le difficoltà ci sono enormi, delle volte quindi le cose vanno, delle volte no. Però vi devo dire la verità che delle volte vengo arrabbiatissimo in allenamento perché so che devo fare un altro, l'ennesimo allenamento in otto. Poi entri in campo, vedi la voglia che ci mettono questi ragazzi ed è spettacolare. Oggi l'abbiamo vinta in difesa, se pensi che Magazzini è entrato nel momento decisivo della partita, ha difeso in quel modo, con una voglia incredibile, i ragazzi ci hanno messo l'anima, quindi sono stati spettacolari e forse per la prima volta da quando alleno sono entrato per la prima volta dentro lo spogliatoio a ringraziarli uno a uno. Pensare dopo le settimane che abbiamo fatto di fare una partita del genere, io vi devo dire la verità, non ci credevo che potevamo fare una prestazione di un'intensità e di una voglia incredibile, quindi bravi a loro.